subito due uomini all'Olimpiade. Abbiamo sentito Luca Ferretti stamani, per esatto, esempio. Ci vuole il piazzamento nei 10 per la qualificazione, in caso di due atleti ovviamente andrebbero tutti e due il numero massimo degli atleti per nazione nel nuoto. Nel caso di qualifica solo di un atleta o di nessuno, ci sarà comunque una seconda possibilità per portare però questa volta solo un'altra persona o una persona all'Olimpiadi di Londra, fondo che è entrato all'Olimpiadi a Pechino come prima edizione con la vittoria della Van der Weyden, di Van der Weyden nel campo maschile, 10 km unicamente all'Olimpiadi. A proposito di fondo e mezzo fondo, D'Arrigo, Berardi, Vio, Pesciatini, Velluti, Luca Ferretti appunto, Gian Lorenzo Parmigiani ed Emiliano Brembilla dall'alto verso il basso della vasca, con Brembilla anche lui agli straordinari in questi campionati italiani a squadre. Esatto, gli è stato chiesto di gareggiare nelle distanze lunghe perché il breve è coperto da Gianluca Maglia, per cui un Brembilla questa mattina sui 1500, distanza che non ha mai amato nonostante sia nato proprio nelle lunghissime. Era un atleta che ha macinato chilometri da ragazzino, è stato un atleta che ha macinato chilometri da ragazzino, tanti come probabilmente nessun altro, poi nel passaggio con Castagnetti l'ha velocizzato, gli ha fatto un po' perdere l'amore per i 1500, gare che comunque gli hanno regalato un titolo europeo nel 1997, lontanissimo ormai, e un argento mondiale nel 1998 alle spalle di Grant Hackett. Per ora al comando della gara Federico Pesciatini, mentre ufficializzate le staffette che concluderanno il programma di giornata. Ci sono gli 800 stile libero uomini, poi 1500 stile libero donne e infine la 4% mista in campo femminile, poi la 4% stile libero uomini, dove Luca Dotto sarà schierato in prima frazione, quindi avrà modo di ripassare subito la partenza, no? Direi proprio di sì, gli danno una ulteriore possibilità di migliorare il suo tempo. Mi sembra che tra il Sette Colli e il campionato a squadre i due principi della velocità, il re e il principe della velocità, abbiano rialzato la, esatto, principe Dotto. E principe Dotto abbiano rialzato la corona, rispolverato la corona, perché Magnini ha vinto ieri, si è detto, si è visto come, e oggi Dotto ha tirato questo colpo straordinario nei 50-22-16, poco più lento del suo 22-04 in cui ha vinto gli italiani. Intanto Gian Lorenzo Parmigiani 2:00:11 ai 200 metri, Federico Pesciatini, Luca Ferretti, Emiliano Brembilla sono tutti molto molto vicini, sono partiti compatti e ancora prima che qualcuno prenda coraggio per andare all'attacco forse un po' di tempo passerà, anche se Gian Lorenzo Parmigiani continua ad essere abbastanza determinato, 30:33 per coprire il tratto contro il 30:57 di Luca Ferretti, 30:98 Emiliano Brembilla, soltanto questi tre sotto ai 31 secondi, gli altri sono tutti sopra, addirittura 31:87 per Federico Pesciatini che dopo i primi passaggi ha rallentato sensibilmente. Ora è sempre Parmigiani con Brembilla e Ferretti a dettare il ritmo e a staccarsi un po' di più. Sì, vediamo se Parmigiani ha imparato realmente la lezione di questa mattina in cui Ferretti ha logorato progressivamente le sue energie. Parmigiani ha lasciato il campo al Livornese più esperto e più resistente, oggi cerca invece la gara diversa con intelligenza e coraggio il passaggio veloce proprio per portarsi via dal potenziale rush, dalla potenziale progressione di Luca Ferretti. 800 stile libero, ma nel 1500 stile libero aveva gareggiato anche in questa gara, per carità. 8:03, sì Elisabetta. E con me c'è Gianni Nagni, direttore tecnico della canottieria, del circolo canottieri Aniene. Se c'è tempo volevo fare con lui delle considerazioni, visto come stanno andando i suoi. Sì, concludo soltanto certo, il discorso certo, dicendo che poi vorrei parlare con Luca Sacchi, visto che siamo nel mezzo fondo, di Paltrinieri, che ci ha stupito tutti tra 800 stile libero e 1500, data la giovane età. Zona mista ora. Gianni Nagni, beh, è bello vedere noi, i nuotatori della propria società, continuare ad andare bene. Beh, effettivamente siamo molto felici,
quest'anno, anche quest'anno, diciamo, siamo riusciti a centrare l'obiettivo che era il quinto scudetto consecutivo. Siamo finalmente riusciti a eguagliare Luca Sacchi con la sua DTS che aveva fatto già a suo tempo 5 scudetti consecutivi, anche se Gianni, ti ringrazio, record assoluto della manifestazione con 6 scudetti in totale, quindi siamo molto felici per questo. Stanno andando tutti molto bene, ovviamente eravamo tutti curiosi di vedere come si sarebbe comportata e come sarebbe stata qui Federica Pellegrini, la vostra stella, la stella della Niene, la stella degli azzurri. Federica è tornata serena e questo credo che insomma giovi a tutti e che renda felici tutti. Diciamo questo 7 colli per lei, anche questa manifestazione ha dato segnali di sicurezza che ci lasciano ben sperare per il mondiale di Shanghai. Qui ha fatto 3 gare individuali vincendo tutte e 3, farà la staffetta mista alla fine, si è messa a disposizione la squadra e questa è la cosa che fa piacere, perché comunque è un elemento di traino importante per tutta la squadra. Qui si sono visti, oltre ai soliti big affermati nostri, anche giovani interessanti. C'è stata la piccola De Ascentis nella rana, che ha vinto la rana ai misti, Parmigiani che sta vincendo adesso speriamo all'800, che è un buon nuotatore anche di fondo, la Di Liddo che ha vinto bene il 100 delfino, stamattina ha fatto una buona azione in staffetta 56-3, insomma ecco, situazioni importanti sia big ma anche giovani, e questa è la cosa che ci fa ben sperare per il futuro. Tommaso e Luca, volete aggiungere qualcosa, curiosità? Sì Gianni, una considerazione su cosa comporta per una società mantenere una squadra così forte, insomma non credo che sia semplice né da allenare né economicamente né come gestione in assoluto. Devo dire che per una società è molto difficile arrivare a vincere, ma anche soprattutto mantenersi al vertice per tanti anni. Ci vuole l'impegno importante non solo economico ma soprattutto anche da un punto di vista organizzativo e di tradizione, di abnegazione, cose che il circolo da anni, è una società fondata nel 1892 e quindi è una società importante. Ecco, quindi siamo aiutati da questo punto di vista da tutta la struttura. Senti, ma si può chiedere quanto costa l'agonismo a una società come la vostra? Io posso dire che l'alto livello, e non mi riferisco soltanto al nuoto perché il circolo canottieriano è impegnato su tanti fronti, non soltanto sul nuoto ma anche sul canottaggio, sulla canoa, abbiamo una forte componente anche per ciò che riguarda gli adaptive. Alle recenti Olimpiadi di Pechino siamo riusciti a portare un totale di 21 atleti all'Olimpiadi, questo è un grosso traguardo per una società civile. Diciamo che l'impegno economico per l'alto livello siamo intorno a 1.700.000 euro l'anno. Grazie mille Gianni, ciao Tommaso e complimenti soprattutto Gianni. Grazie. Ciao Gianni, ti chiedo soltanto di aspettare qualche secondo, magari segui insieme con noi l'arrivo di Gianlorenzo Parmigiani e poi mi permetterò una domanda assolutamente ludica per te, poco impegnativa. Mentre Gianlorenzo Parmigiani 7.35, 53, 750 metri, ne mancano meno di 50. Luca Ferretti, Livorno Nuoto all'inseguimento, ma Gianlorenzo ha tutta la possibilità di gestire il vantaggio accumulato fin qui, un vantaggio enorme, corsia 8 dove si sta per concretizzare ancora di più lo scudetto per il circolo canottieri Aniene. Arriva e tocca in 8.04 e 85 Gianlorenzo Parmigiani, 8.07, 86, 8.09, 43. Gianni, prima cosa le tue impressioni su questo 8.04, 85 di Gianlorenzo Parmigiani, la seconda come festeggerete lo scudetto? Allora, intanto posso dire che dopo questo arrivo adesso è matematico, lo scudetto è andato, no? Perché finché non era matematico, sempre scaramanticamente era sempre bene non parlare. Ti avevo chiesto apposta di aspettare. Adesso è matematico, contento per la prestazione di Gianlorenzo. Quanto ha fatto? 8.04.85. Dignitoso, insomma, un buon tempo, poi è un giovane, lui sta lavorando anche molto bene per il fondo.